Le novità della Winter Experience sono veramente tante. Io, riassunto in una parola, sono cercare di migliorare il servizio a 360 gradi che diamo ai nostri clienti e ai nostri passeggeri. Quindi non pensiamo più soltanto al treno, ma pensiamo anche a tutti quelli che sono i collegamenti che ti portano a prendere il treno, che ti portano più facilmente in stazione, alla cosiddetta intermodalità, che ci piace trasformare da una bella parola in una realtà realmente usufruibile dai nostri clienti. Quindi, per esempio, quello che andremo a presentare oggi è quanto più usiamo autobus e treno insieme per creare quei collegamenti dove, per esempio, in treno non ci si può arrivare. Parlando proprio di inverno, si possono arrivare oggi in tantissime località sciistiche anche grazie all'autobus. Facciamo un esempio su tutti, Cortina, ecco che uno arriva a Venezia con le nostre frecce, con gli intercity o con i regionali, poi abbiamo dei link, cioè degli autobus che noi creiamo apposta legati agli orari dei treni che ti portano a Cortina. Molte più persone di prima scelgono il treno anche per muoversi in vacanza, nel weekend, per andare al mare, per andare in montagna. Quindi il treno sta crescendo molto dal punto di vista di quello che chiamiamo leisure, cioè di muoversi non esclusivamente nel pendolarismo di tutti i giorni, per andare a scuola, per andare a lavorare, per business in generale. Una media di quest'estate ci ha portato il 3-4% di viaggiatori in più rispetto al 2019. Però se per esempio prendiamo il traffico transfrontaliero dalla Svizzera o dall'Austria, noi abbiamo avuto picchi del 30% in più rispetto al pre-Covid. Sono tantissime le novità della sostenibilità. Partiamo dal fatto di avere dei nuovi treni che consumano molto meno rispetto ai precedenti. Parliamo di treni che consumano il 30% in meno, grande riciclabilità dei materiali, fino al 97% materiali riciclabili. E poi la novità proprio di questi giorni, stiamo introducendo in servizio il Blues. È un treno ibrido per il trasporto regionale, completamente nuovo, che ha tre sistemi di propulsione, quindi possiamo andare elettrici, possiamo andare a batteria dove l'elettrificazione non c'è, e anche dove l'elettrificazione non c'è possiamo andare con motori di ultima generazione diesel che accettano anche il biodiesel, quindi comunque un diesel molto sostenibile. Noi svolgiamo un grande ruolo per la mobilità collettiva, lo svolgiamo in tutto il territorio, lo svolgiamo nelle regioni, lo svolgiamo nelle aree metropolitane. Alle mie spalle c'è un rock green il cui messaggio principale è cosa fai in fila, lascia l'auto e sali sul treno. E quindi proprio per incentivare l'utilizzo dei mezzi collettivi. Ed è una sostenibilità economica perché ovviamente noi abbiamo la possibilità di introdurre tutta una serie di promozioni importanti proprio per consentire a tutti di viaggiare a prezzi convenienti. L'utilizzo del treno è la sostenibilità. Un treno come questi trasporta circa 500 persone, che vuol dire togliere dalle strade più di 200 automobili, e questo è il vero messaggio di sostenibilità, perché riporta alla natura del treno. E poi questo treno ha una serie di soluzioni che vanno nella direzione della sostenibilità, che sono le bici, perché a bordo di questo treno c'è la carrozza 3 che ha 6 posti bici, anche per bici elettriche ricaricabili, e poi su due carrozze c'è la nuova sperimentazione che stiamo facendo, che adesso verrà estesa a tappeto su tutti i treni, che è l'utilizzo di materiali sostenibili all'origine per i rivestimenti dei sedili. In particolare ci sono dei rivestimenti sia in prima che in seconda classe che sono ottenuti da plastiche riciclate raccolte dal mare, quindi veramente un prodotto sostenibile che però mantiene delle qualità molto elevate in termini di comfort e di contatto con i passeggeri.